in maniera violenta ne muoiono tantissime certo. nella nostra, ma si è creato anche su questa povera ragazza questo meccanismo di comunicazione che è stritolante, invece dovremmo parlare delle cose positive. Io personalmente, quando, vi dico sinceramente, quando vedo una cosa che riguarda il caso Scazzi cambio, certo, questa è la mia tecnica. Fa proprio male. Allora, continuiamo l'intervento del nostro amico. Volevo praticamente ho fatto una riflessione. Poi dobbiamo dare la parola a Rino che c'è una cosa sensazionale da dirci. Allora, Taranto sembra che ci sia una massoneria che decide vita, morte e miracolo di Taranto. Oppure non ci sono quelle qualità che consentono a Taranto di evolversi. Si parlava di giovani. I giovani siamo noi più anziani che gli dobbiamo creare le basi per poter applicare la loro professionalità, la loro specializzazione. Io insisto e parlo dell'aeroporto, ma potrei parlare anche del porto, potrei parlare di un'evoluzione del discriport, della retroportualità, dell'intermodalità. Dove andiamo? Per esempio alla masseria Arlotta, io lo dico alcune volte, se uno pensa che abbiamo un aeroporto, che poi un aeroporto funzionante, un aeroporto che può lavorare tranquillamente e che non ha bisogno di quote minimali, cioè che significa? L'aeroporto ci deve stare per forza perché la Alenia lo deve utilizzare. Non è che come gli altri aeroporti, è forse l'unico aeroporto in Italia dove non ha bisogno di quote minimali, bisogna soltanto renderlo possibile per voli, passeggeri di linea e charter, e questo potrebbe portare a un volano economico come per il porto. Se permettono il porto di mettersi in condizioni di raggiungere quella che è l'idealità di questo porto, l'interfaccia con il mondo medio orientale, facendo da spola a tutto ciò che è il cuore dell'Europa, perché è la posizione strategica per quanto riguarda il mercantile, per quanto riguarda, io forse sono utopista, anche a livello passeggeri, ma dove sta scritto che Bari e Brindisi per forza di cosa devono fare passeggeri? Ma non fanno solo passeggeri, fanno di tutto e di più, anche il cargo, a noi è previsto fare cargo. Dicono a livello di piano regionale dei trasporti, l'aeroporto di Taranto, Grottaglie, è di vocazione cargo, ma se non se ne fa cargo, non esiste cargo e non si può fare cargo attualmente, ci prendiamo in giro? Invece Bari si sta predisponendo a fare anche retroportualità. Cioè, e noi che cosa facciamo? Ecco qua, ritorno al discorso, o ci sta un gruppo di persone occulte che decidono vita, morte e miracolo, io prima ho usato una massoneria, che decidono che cosa Taranto deve fare o che cosa non deve fare, oppure non ci sono le qualità. E allora ci vogliamo dare una svegliata. Ci sono tante cose. Faccio un altro esempio. Ti do un minuto perché vorrei sapere cosa hai concluso con Florido, con tutti allora, quelli che hai incontrato. Io giorno 3 aprile, voglio tornare un attimo indietro, dopo che abbiamo organizzato noi del Movimento Taranto Voglia di Volare, l'incontro dibattito all'Istituto Righi, dove sono venuti tutti gli invitati. Bene, in quell'occasione, da quell'occasione sembra che si stanno muovendo un po' tutti quanti. Nel frattempo abbiamo avuto incontri con la provincia e il 3 di aprile ci siamo incontrati noi del Movimento Taranto Voglia di Volare con il presidente Florido e con il consigliere comunale Santoro. Santoro aveva promesso durante... Consigliere provinciale, sì. Santoro aveva promesso durante l'incontro del 2 di marzo al Righi il suo interessamento per avviare alcune attività.
dall'incontro con il presidente Florido siamo arrivati a una diciamo a redare un documento dei punti che noi puntualmente dopo un giorno e mezzo gliel'abbiamo presentato, certo, tramite Santoro. Questo documento sembra che sia arrivato, perché ieri c'è stato un incontro. Ma tra... morale della favola, che cosa vogliamo e cosa ti hanno prospettato? Allora, noi vogliamo che questo aeroporto faccia attività di voli passeggeri di Grottaglie, sì, voli passeggeri di linea e di charter. Devo sai dire... quanti anni che io sento questa storia? Sì, anch'io. Io mi auguro che sono adesso con storia. Il cambiamento dell'amministratore unico che era prima l'ingegner Di Paolo, adesso è Giuseppe Acerri, che sembra che abbia delle vedute diverse, ma siamo noi che dobbiamo insistere, i nostri politici che devono insistere, perché loro rappresentano noi e noi abbiamo dimostrato con dati di fatto, facendo la raccolta firme, di possedere documenti della gente dove dice, esprime in maniera netta, che questo aeroporto deve funzionare, allora, ed essere riattivato. Stai proponendo un referendum sull'aeroporto, sto capendo io, bene? Allora, è possibile pure, tanto che io con l'avvocato Nicola Russo di questo argomento ne ho parlato. Ne abbiamo parlato anche qui. Vabbè, fermati un attimo perché devo dare 2 minuti, ma proprio 2 minuti a Rino, ma che deve dire... Bene, anche a te Franco e ai nostri telespettatori, come sempre, tanti messaggi. Gianmarco Sanzolini. Grazie Simone per grazie la tua cortesia, grazie Rino Amato, grazie professor Carmine Carrucci, grazie a Capriullo, grazie Alfredo Conti, grazie Caterina, grazie Matteo Bettani, la seconda canzone canteremo la settimana prossima, e Luca Chianura che ha chiuso con lo sport. Grazie alla cameraman, grazie alla regia, a voi, a martedì. Le repliche vedete tutte, sono bellissime. Buonanotte a tutti. Se c'è qualcuno che c'ha voglia di ballare, si faccia avanti, si faccia avanti. Se c'è qualcuno che c'ha voglia di cambiare, si faccia avanti, si faccia avanti. I funzionari dello Stato italiano si fanno prendere spesso la mano. Iniziano bene e finiscono male, capita spesso che li trovi a rubare. E fanno cose che stanno bene solo loro, a usufruire di vantaggi esagerati. Così abbandonano ogni tipo di decoro e si comportano come degli impuniti. Questa è la cumbia, la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Io non sono mai stato un qualunquista, quelli che dicono che sono tutti uguali.